Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Angoli che come sempre iniziamo con il ricordare l'indirizzo mail per comunicare con la redazione del programma angoli@espansionetv.it. Mi raccomando, scriveteci, davvero aspettiamo le vostre mail per sapere che cosa ne pensate sugli argomenti che abbiamo già trattato e magari anche per ricevere qualche indicazione sugli argomenti che vi farebbe piacere che approfondissimo qua assieme in studio. Adesso non perdo altro tempo e vado a presentare l'ospite di questa prima parte della puntata. Con noi c'è Simone Tomassini, cantautore. Ciao, buonasera a tutti. Abitué di Espansione, perché quando c'è scritto ho detto io mi sento di casa. Sì, è vero, sì, ormai conosco tutta la redazione, quindi... Beh, è un po' di anni che... No, dicevo prima, Mauro, stavo raccontando che... Mauro è il nostro regista, per inciso. Che la prima intervista proprio televisiva l'ho fatta a Espansione, nella mia vita, perché mi avevano preso a Sanremo, nessuno sapeva chi ero, cioè da dove arrivavo, e il giornalista che c'era prima è venuto a farmi un'intervista a casa, proprio che mi hanno suonato il campanello, siamo Espansione TV, cioè, sai quelle cose un po'... E quindi cioè io ho Espansione nel cuore, sempre. Bene. Peraltro non sei in realtà da solo sul divano. Abbiamo un altro mini sì. ospite. Sì, si chiama Orsetto, Carlotto. Si chiama Carlotto, sì. Lui. Allora, mi ci è venuta questa idea. Io sono uscito da poco con un disco. E, che in questo momento si trova solo sui digital download, non è solo scaricabile, diciamo solo download e non fisicamente, perché poi ti spiego. Bene. E, il giorno 27 aprile era il compleanno di mia figlia Charlotte, e aveva fatto 2 anni e volevo fare un regalo un po' particolare a mia figlia e mi sono inventato questo pupazzetto che è un po' un portafortuna. E quindi chi compra il Carlotto ha in omaggio la canzone che ho scritto per mia figlia che si intitola La tua vita e i soldi che verranno appunto raccolti per il Carlotto vanno tutti in beneficenza alla Rosa Blu che è l'associazione che io seguo, sono il testimonial di Grandola ed Uniti. Insomma è un po' di anni che li sto aiutando nel loro progetto e io sono molto vicino a loro. Quindi bene, è una bella cosa, insomma, ah, se lo volete qua, è piccolino, è simpatico, poi c'è anche il cappuccio, è simpatico, insomma. Lo troviamo sul tuo sito internet. Sì, 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 lo trovo. Sito lì. Internet, lo ricordo subito, www.simonetomassini.com. Esatto, pure sui vari social, lo trovano, Facebook, Twitter, insomma, trovano tutto di più. Bene. Bello. Ascolta, hai parlato già del tuo ultimo album, sì, Felice. Sì. Diamo subito l'appuntamento più prossimo, sì. Il 29 maggio sì. A Erba, all'American Road, sì. Suonerai live. Sì, sarà il mio primo concerto live con la band, quindi la famosa data zero, di solito la si chiama così per mettere un po' a posto e appunto tutte le canzoni. E parte appunto il Felice Tour. Dove canterò la maggior parte delle canzoni saranno quelle del disco nuovo di Felice e poi ci saranno ovviamente i miei brani più storici da Stato tanto tempo fa di Sanremo, Il mondo che non c'è, Festival Bar, insomma tutti i miei più grandi successi all'interno di questo show. È un open day in realtà, è una giornata un po' particolare, nel senso che già dal pomeriggio si può venire, intanto ingresso gratuito, all'American Road, io sarò lì, parlerò con le persone, ci sarà il mio disco fisico che conterrà altre canzoni rispetto a quelle che ci sono in vendita in digital download e poi mi è venuta questa idea, siccome io ho una scuola piccola mia, dove ho un laboratorio, in realtà non è una scuola, dove insomma aiuto i ragazzi nuovi a scrivere canzoni, a imparare insomma questo mestiere, e ho un'altra scuola con Paolo Meneguzzi in Svizzera che si chiama Pop Music School, e mi è venuta questa idea di farli esibire prima, visto che i ragazzi oggi hanno poche possibilità per farsi vedere e notare, allora ho pensato se mi aprono il concerto è una bella occasione per loro. Però l'idea era, siccome io ho fatto tanti dischi, ho fatto tanti album in questi anni, farli magari esibire con una mia canzone, ognuno di loro canta una mia canzone, che poi io non canterò la sera. Per cui è proprio un Simone Day e do la possibilità a questi ragazzi di esibirsi e poi mi emozionerò a sentire le mie canzoni cantate dai miei ragazzi. Quindi insomma è una doppia emozione. Quindi invito tutti, intanto l'ingresso è gratuito e l'ho fatto apposta perché volevo proprio poi... Io ho le radici ben piantate qui a Como, quindi ho trovato un locale, l'American Road è il locale del mio vecchio manager che è Enrico Rovelli,
con il quale comunque c'è sempre stato un bellissimo rapporto. E l'idea di far partire tutta la mia nuova, diciamo, il mio nuovo percorso musicale lì aveva un bel segno, insomma. Bene. Ascolta, prima di, le hai già accennato, prima di chiarire questo aspetto digital download e disco fisico, ci fai sentire qualcosa? Hai portato la chitarra? Sì, va bene, volentieri. Ma se volete vi faccio sentire un pezzo di... Devo sentirsi accordata perché... Sì. Speriamo. È un po' scordata, cosa faccio? Accordo? Tanto tu puoi dire qualcosa. Allora inizia a anticiparci. Scusa, perché... No, questa canzone è appunto la canzone che ti dicevo che ho dedicato a mia figlia, Charlotte. Che è quella appunto la canzone che è possibile scaricare con il Carlotto. Esatto. Fa un po' ridere Carlotto, in effetti, però... Ma no, però è simpatico, no? Ecco, è di fuori programma. Tenersi dentro una vita intera, per 9 mesi coccolarla, sentirla crescere e scalciare, quasi la immagino parlare, ascolto il battito del cuore, con la prima ecografia. Se maschio o femmina, che importa? L'importante è che sia mia. E avere 1000 insicurezze, ma sarò un bravo genitore. Non ti farò tante promesse, no. Con te non sarò mai un attore. La vita che arriva cambierà la mia e tutto intorno si colorerà, la tua vita risplende, splenderà, la tua vita risplende, splenderà, è una vita che aspetto, una vita così. Tutto cambierà. Senti, dai testi si capisce che attingi molto anche alla tua esperienza personale, sì. Ecco, com'è che è nato quest'ultimo album? Ma allora, Felice è un po', lo dico spesso, è l'album un po' del mio cambiamento. Nel senso che è un album molto più riflessivo e molto più... solare e sereno rispetto ai dischi precedenti. Prima ero sempre un po' non incazzato, però ero sempre un po' inquieto. Bravo, inquieto, esatto. Te la rubo. Invece adesso sono un po' più, da quando è nata mia figlia in realtà mi sono un po' più calmato. Prima io ho avuto un momento dove ho perso mio papà e mio nonno nel giro di un mese. E per me è stato traumatico nel 2008, poi non vedevo mai la luce, no? Poi quando appunto è nata mia figlia ho proprio visto la luce e ho iniziato a scrivere questo album. In realtà si doveva chiamare Solo Cose Belle, come il mio primo singolo, poi mi sembrava un po' troppo riduttivo chiamarlo così e mi è venuto Felice, perché la traccia finale del disco si intitola 1928. E ripercorre tutta la vita di mio nonno, da quando è nato fino ai giorni nostri, quando poi è mancato, e mio nonno si chiamava Felice. Okay. E allora, oltre allo stato d'animo che in questo momento sto vivendo grazie a mia figlia, grazie alle persone che ho intorno, era anche bello, insomma, dedicarlo al mio nonnino, che mi protegge sempre. Ma senti, ma quanto si impiega a scrivere una canzone? Tu peraltro scrivi i testi tuoi, ma sei stato anche l'autore di canzoni che poi hanno interpretato altri. Sì, sì, ho scritto dei brani per Paolo Meneguzzi, anche per altri artisti.
Lavorone. È un lavorone, sì, perché io poi, poi io sono uno molto pignolo sulle canzoni, cioè devo star lì e lavorarci, non va bene una parola, la tolgo, la rimetto, insomma, non sono uno, cioè sono uno abbastanza di getto, però poi devo stare un po' di mesi a maturarla, no, la canzone. E, quindi non è proprio un lavoro così semplice. E poi penso che, siccome appunto oggi la musica ha sempre più difficoltà a farsi vedere, a farsi sentire, a farsi notare, nonostante i mezzi siano tantissimi, però capisco che i giovani d'oggi hanno molta più difficoltà a vendere i dischi che in passato sono riuscito a vendere io, no? Oggi un giovane mediamente non, qua, vende qualche migliaia di copie, non riesce più a vendere le centinaia di migliaia di copie che invece avevo venduto io all'inizio, quindi è tutto un po' diverso. Quindi l'ho sempre fatto con molta dedizione e soprattutto con molto rispetto per il pubblico. Quindi quando io mando fuori un disco per me è a posto, nel senso che sono. È molto difficile, perché per quello che ci impiego tanto tempo, perché l'ultimo disco è del 2011, siamo nel 2016, sono passati 5 anni, insomma, e quindi un po' di tempo l'ho avuto. Però io cerco sempre di scrivere col cuore e soprattutto scrivendo le cose che mi capitano tutti i giorni, perché io penso che oggi la gente non sia stupida, quindi riesce a capire quando un artista dice le cose giuste, quando dice le cose un po' così solo per fare successo. Quindi è quello che cerco di insegnare nel mio laboratorio musicale, ad essere sinceri, ad essere trasparenti, perché poi la faccia la metti tu e poi sai, la puoi raccontare agli altri, però poi ci vai a dormire te con te stesso, quindi insomma dirti le bugie da solo è un po' brutto. Ma senti, ci fai sentire qualcos'altro? Abbiamo un po' di Ah, tempo. volentieri, ma del nuovo album? Ah Perché no? sì, dai, del nuovo album. Così ci fai una preview della giornatona del 29. Ok, va bene. Allora, vi faccio ascoltare un brano che si intitola Ricordati. Ricordati sempre di tutti i tuoi amici, di chi ti vuol bene, ma anche dei nemici. Ricordati sempre di chi ti ha aiutato, ha lottato e pianto con te. Ricordati sempre dove sei nato, perché è un tatuaggio che non va cancellato. Ricordati sempre di essere solo quello che sei. Ricordati il bene che hai fatto alla gente e se non ritorna fai finta di niente. Il bene ti paga e si sdebita sempre anche dentro di te. Ricordati sempre che il male procura rabbia, dolore e continua paura. E chi te l'ha fatto non è così sano e salvo come sei tu. Ricordati sempre di non vergognarti se sbagli, se cadi, ma poi ti rialzi. Ricordati sempre di essere solo quello che sei. Ricordati sempre che i sogni sono sogni e se li realizzi non devi ostentarli. I sogni sono belli, gli incubi no. Fidati di me. Delle cose che ti fanno vivere bene. Ricordati delle cose che sono parte di te. Ricordati. Di quello che sei stato, di quello che sei, perché nessuno lo sa meglio di te. Ricordati sempre di essere onesto, non tanto con gli altri, ma con te stesso, perché poi la testa sul cuscino è al buio e di notte appoggi tu. Questa era all'interno di Sì, Felice Digitale o? digitale e anche fisico, che Ok. troveranno poi il 29 all'American Road. Se posso ringraziare chi ha lavorato con me, il Certo. mio produttore Aki Kindamo, che ha questo studio di registrazione qui, tra l'altro a Fino Mornasco, dove stanno venendo anche molti altri artisti importanti. C'è stato Neck l'anno scorso, appunto con il pezzo che ha portato al successo a Sanremo, Caccamo quest'anno, insomma, molti artisti di fama nazionale, non solo, stanno venendo qua nella nostra coma, e questo mi piace, insomma. Quindi ringrazio Aki, ringrazio Rino, ringrazio tutti i miei musicisti che mi hanno aiutato, hanno suonato in modo egregio il disco.
l'hanno suonato come se fosse loro, ed è questa la cosa bella, perché ho fatto suonare, di solito si prendono i turnisti, no? Si prendono i musicisti, quelli bravi che suonano bene nei dischi. Io invece ho preso i ragazzi che suonano con me live e ho proprio visto nei loro occhi l'intensità, la voglia di suonare in un modo che forse i turnisti, anche quelli super pagati, non avrebbero suonato. Quindi, insomma, è proprio una bella famiglia. Poi da chi mi sta vestendo, da chi mi sta curando il look, insomma, tutte le persone che ho intorno sono tutte di Como. Quindi ho creato un po' una piccola, Una bella piccolo squadra. clan di Simone a Como. Quindi questo è importante. D'accordo, Simone. Allora, grazie per essere Grazie a stato voi. da noi. Io ti invito, invito ovviamente tutti i ragazzi di Espansione, tutte le persone che ci seguono, il 29 all'American Road di Erba, se ci siete, se ci sei. A te dedicherò una canzone, a voi, Wow, e a voi non l'ha mai il... fatto nessuno. Grazie. Ciao, grazie a te. Allora, ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco con la seconda parte di Angoli, quindi restate con noi, a tra poco.